si sta ricreando quella famiglia che tanto abbiamo decantato nell'anno dello scudetto. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Dario Detto del Darion e oggi siamo qui riuniti per parlare con un giorno di ritardo di Napoli-Parma. Lo volevo fare il video del giorno dopo, diciamo, anche perché mo siamo in pausa, quindi andiamo con calma, parliamo di tutto durante questa pausa nazionali. Quindi andiamo subito al dunque e cominciamo come sempre a parlare iniziando dalle immagini. E io parto subito così, ragazzi. Parto subito col gol del Parma, il primo al 16° minuto, per parlare di un tema. Caro Anghissà, Anghissà sta qua, no? Questo buco qui, perché? Perché c'è questo buco qui che tra l'altro verrà attaccato proprio da Som, no? Che poi andrà dritto, fa un mezzo dribbling, no? Cioè, perché Anghissà sta qua e non un pochino più verso destra? Se vi riguardate anche l'azione, no? Anghissà va alla metà della velocità di Somma, gli passa davanti, Anghissà si fa la camminatina così, quasi a voler dire non è un problema mio. E quindi questo, diciamo, poco apporto di Anghissà in questa azione del Parma porterà Somma ad attaccare questo spazio e poi si arriva dentro l'area di rigore, passaggio a Bonny che non viene preso da Meret, bisogna ribadirlo perché poi nel post partita mi sono dimenticato. Il rigore del Parma non c'è perché Meret non lo tocca, però come ho detto anche in un commento a un ragazzo che mi ha appunto commentato sul post partita, il rigore non c'era, però era evitabile. E era evitabile se Anghissà avesse fatto il suo lavoro. Ecco, quindi questo primo gol per me nasce esclusivamente dal mancato aiuto di Anghissà su questo attacco di Somma. Arriviamo adesso al grande problema che abbiamo visto nel primo tempo e che è stato, diciamo, un po' la chiave, no, della partita in negativo. Che è successo praticamente? All'estrema destra ci abbiamo gli attaccanti del Parma. Qui sopra abbiamo Mihaila, qui ci abbiamo Bonny. Qua non si vede, però tutto a destra c'è un altro giocatore del Parma e poi qui ne abbiamo un altro. Diciamo dove c'è la mia webcam. Ok, questi sono gli attaccanti, diciamo, i giocatori che stanno attaccando del Parma. Ci abbiamo qui Mazzocchi che controlla Mihaila. Ci abbiamo Rachmani che tiene d'occhio Bonny. Di Lorenzo qua in mezzo. Qua sotto molto probabilmente ci sarà Buongiorno. I nostri centrocampisti stanno qua. C'è stato un grave problema di compattezza ieri. Scusate, ieri, l'altro ieri, perché sto con la testa a domenica. C'è stato un grave problema di compattezza nel primo tempo, perché guardate, cioè, i centrocampisti stanno proprio anni luce avanti rispetto ai difensori. Cioè, la squadra durante il primo tempo era divisa in due tronconi, e tra questi due tronconi c'era tutto questo spazio che non è stato, diciamo, coperto. E i giocatori del Parma molto spesso approfittavano di questa lontananza tra le parti per essere pericolosi. Oltre a questo, poi c'è stato anche il problema del pressing, perché quando andavamo a pressare era un pressing che non era sincronizzato e che era singolo, cioè andava un giocatore alla volta a pressare, non c'erano dei movimenti sincronizzati e contemporanei, no, era un solo giocatore che andava a fare questo pressing a vuoto. Quindi il primo tempo, per racchiudere, per fare una sintesi, è mancata la compattezza tra le parti e c'è stato un pressing molto singolo e disorganizzato, non sincronizzato. Si sono visti proprio palesemente, secondo me, queste due cose nel primo tempo. Poi nel secondo si è andati a migliorare, ok? Ed è anche per questi due motivi che al 15° il Parma fa il doppio palo. Oltre a questo, diciamo che lì poi c'è stato anche un errore dei singoli perché c'è Olivera che fa crossare del Prato senza troppi problemi. Di Lorenzo che si fa anticipare dall'attaccante del Parma che prende il palo, che mi pare era Kowalski. Poi dopo il secondo palo, quello di Bonny, dove c'è una lettura sbagliata di Rachmani. Ragazzi, il primo tempo, diciamo che se è finito 1-0, siamo stati fortunati, dobbiamo dirlo.
Arriviamo adesso all'episodio che ha inevitabilmente cambiato la partita, ovvero l'espulsione di Suzuki. Allora, innanzitutto, io ho visto tanti, ma tanti, che hanno creato scandali ineguagliabili su questa espulsione. Allora, innanzitutto non era un rosso diretto, ma un secondo giallo, perché ho visto veramente tanti parlare di rosso diretto e anche ho sentito parlare di rosso diretto anche da tanti opinionisti in televisione. Non è un rosso diretto, perché Suzuki era già ammonito. Questo è un secondo giallo ed è un secondo giallo perché Suzuki fa un intervento scomposto e che poteva creare, diciamo, poteva far del male al Neres, perché Suzuki va con la gamba alta. Prendersi il pallone, ma poi con la gamba alta va a colpire in pieno petto Neres e prende quindi il secondo giallo, cioè espulsione. Cioè, non capisco perché si è creato uno scandalo di proporzioni bibliche su questo rosso che ci sta tutto. Non l'ho capito, sinceramente. E tra parentesi, chi è che ha creato questo rosso? Neres. E arriviamo quindi al gol del pareggio che arriva in pieno recupero al 91esimo. Abbiamo praticamente Kvara qui sopra. Piccola parentesi, l'azione la innesca Buongiorno. Ok, quindi Buongiorno avanza un pochettino palla al piede, passa questa palla sull'esterno per Kvara che si allarga, nel mentre abbiamo Spinazzola che fa il taglio interno, fa la sovrapposizione interna. Lo abbiamo detto varie volte nel gioco di Conte, l'interscambiabilità tra esterno e trequartista sulla fascia è uno dei punti, diciamo, importanti del gioco di Conte. Quindi Kvara resta sull'esterno, Spinazzola fa il taglio centrale, Kvara vede il taglio centrale di Spinazzola e quindi gli passa la palla, nel mentre qui Lukaku in mezzo ai due difensori si inserisce, palla che arriva quindi sui piedi di Spinazzola. Spinazzola vede il taglio di Lukaku, palla a lui e poi c'è il gol. Quindi il primo gol, il gol del pareggio del Napoli, praticamente due passaggi, anzi tre se contiamo anche quello di Buongiorno. Kvara per Spinazzola, Spinazzola per Lukaku e poi Lukaku tira la bomba sul secondo palo. Del Prato ci arriva, ma non basta e quindi si va sul pareggio dell'1-1. Ah, poi altra piccola parentesi, un altro scandalo si è creato sull'esultanza di Lukaku. Guarda caso, la maggior parte di chi si è scandalizzato sono stati interisti e poi anche i juventini, che non ho capito, i juventini che ci azzeccano. E arriviamo al gol del 2-1. Un gol, ragazzi, che nasce su calcio d'angolo, perché l'azione parte da un calcio d'angolo, pallone dentro l'area. Un difensore del Parma spazza via questo pallone che viene recuperato da Lobotka. Lobotka ripassa il pallone, diciamo, a Neres, che era quello che ha battuto l'angolo in precedenza. E allora Neres adesso non si vede, però sta qui, sta proprio sopra di me. Eccolo qua, si vede, ho spostato un po' la cam. Quindi Neres qua sotto che fa un cross che va a finire, diciamo, sul secondo palo, va a finire sulle zone di Anguissa, che non deve fare altro che staccare di testa, e stacca molto bene di testa, anticipa bene i difensori del Parma di testa e va a fare il gol del 2-1. Quindi ragazzi, Neres zitto zitto, gioca un quarto d'ora. Procura il rosso a Suzuki, fa l'assist per il 2-1 e voglio inoltre sottolineare l'apporto difensivo che dà sull'ultima azione dove c'è la parata di Meret sul tiro, diciamo, di Almqvist, che qui non ho messo nelle immagini, però nel marasma dell'ultima azione che ha avuto il Parma, parata di Meret importante, anche se rivedendola sinceramente no, un tiro dritto per dritto che gli arriva in bocca, però era un tiro bello potente ed è riuscito, diciamo, a metterci una pezza. Di Lorenzo che fa quasi autogol, in quel marasma c'è stato David Neres che è tornato indietro, ha provato a mettere una pezza su Osorio. Osorio però, facciamo, fa la giocata perché invece di fare il passaggio, diciamo, sotto la porta lo fa all'indietro per Ankvist. Però io voglio sottolineare anche l'aiuto difensivo che ha dato Neres, che tra parentesi è entrato e ha giocato
esterno a destra, quindi ha giocato nella posizione di Mazzocchi, ha giocato come quarto di centrocampo. E in casa, con un punteggio comunque a sfavore e con la superiorità numerica, lo puoi fare. Però ragazzi, non aspettiamoci in situazioni normali un David Neres che gioca a centrocampo, perché secondo me lì lo perdi. E quindi chiudiamo qui l'analisi delle situazioni e andiamo adesso a vedere le pagelle. Eccoci qua. Allora, cominciamo. Meret 6,5. Il rigore non è colpa sua, perché Meret non tocca Bonny. E comunque sull'ultimo tiro, sull'ultima occasione del Parma a fine partita, lui comunque fa una parata non difficile, ma che vale 3 punti. Ecco, quindi io il mezzo punto in più glielo do. Buongiorno 6,5, buongiorno, come sempre nella difesa è il migliore. Lui tra l'altro ha preso anche una traversa sullo sviluppo di una punizione, cioè Kvara che gli fa l'assist, buongiorno di testa, si tuffa però prende la traversa. Per quanto riguarda il lavoro difensivo, per me è stato il migliore dei tre. Tra l'altro è lui che fa partire l'azione che poi porterà al pareggio del Napoli. Rachmani 5,5, Rachmani ragazzi secondo me sulle letture difensive, non lo so, però a me le letture difensive di Rachmani non mi sono piaciute. E un esempio è il palo di Bonny nel famoso primo quarto d'ora. Lì secondo me legge male la situazione e permette poi a Bonny di andare a tiro a prendere il palo. Di Lorenzo 6 si fa anticipare da Kowalski su appunto il primo dei due pali al quarto d'ora di gioco. Nell'ultima azione della partita, dove c'è il Parma che attacca con la parata di Meret, non so se il suo colpo di testa, non so se definirlo un miracolo o un rischio autogol, non lo so, però nel complesso partita senza infamia e senza lode. Olivera 5, ragazzi, Olivera per me è il peggiore in campo. Penso che abbia preso quasi tutte le decisioni sbagliate. Ragazzi, noi abbiamo un problema serio sulle fasce. Abbiamo un problema serio. Ed è una cosa che sul pagellone inciderà parecchio, perché tu hai preso un allenatore che sviluppa molto sulle corsie laterali. Cioè, i laterali nel gioco di Conte sono fondamentali. E noi abbiamo quattro laterali, uno peggio dell'altro. Ha sbagliato quasi tutte le decisioni che c'erano da sbagliare, quindi per questo gli do il 5. Poi tra l'altro sul famoso primo palo preso dal Parma, lui lascia crossare tranquillamente Del Prato, quindi per me si prende la palma di peggiore in campo. Lobotka 6. Allora, Lobotka ha dovuto fare un lavoro per due, perché ha dovuto anche tappare i buchi che lasciava chissà, specialmente nel primo tempo. Fa l'assist a Neres che poi porterà il gol di Anghissà del 2-1. Ha dovuto fare un doppio lavoro sabato e quindi per questo lo premio e gli do il 6. Anghissà, allora, il voto di Anghissà è stato difficile, però alla fine gli do un 5,5, perché è una via di mezzo tra il disastro del primo tempo e comunque il gol che ha portato poi 3 punti. Primo tempo, come abbiamo visto anche prima, Anghissà ha lasciato dei buchi sull'azione che poi porterà al rigore del Parma. Per me è lui il colpevole principale, perché non va a chiudere su Somme. Nel secondo tempo poi si riprende un pochettino e il gol nel finale fa aumentare il voto. Diciamo che a fine primo tempo il voto sarebbe stato un 4, poi col gol e comunque con un miglioramento nel secondo tempo l'ho alzato a 5,5. Però io la sufficienza non gliela voglio dare, perché il gol non nasconde, diciamo, non cancella una prestazione che secondo me è stata sottotono. Mazzocchi 6. Mazzocchi, ragazzi, ieri è stato il più pericoloso, diciamo, nel primo tempo. Non mi ricordo cose clamorose in negativo di Mazzocchi. Gli do il 6, perché comunque il suo l'ho fatto. Poi ripeto, io da Mazzocchi non posso aspettarmi chissà che cosa, però comunque ha fatto il suo. Politano 5,5, ragazzi, Politano, altra partita, diciamo, dove si sacrifica tanto per la squadra, dà molto apporto alla fase difensiva, si sbatte parecchio, però lui è un attaccante. Non dico che è stato nullo in fase offensiva, però poco ci manca. Poi ho visto un dato su SofaScore su Politano, 11 cross fatti, 12 andati a buon fine. Kvara 6,5. Allora, Kvara come sempre il giocatore che in fase offensiva è quello più produttivo, tanti tiri, tante parate di Suzuki, fa anche l'assist potenziale per Buongiorno sulla punizione che poi va a finire sulla traversa. Gli do un mezzo punto in meno, gli avrei dato il 7, però gli do il 6,5 perché? Perché a un certo punto ho visto Insigne. E vi spiego. Insigne aveva questa brutta abitudine che a un certo punto testa bassa e doveva segnare per forza. Cioè,
attorno a sé non esisteva più niente, lui doveva andare al gol per forza perché si sentiva in colpa di non aver portato a casa un gol, e quindi testa bassa, non c'è più nessuno attorno a me, diventi egoista e devi per forza segnare. Ecco, ho rivisto questa cosa anche in Kvara sabato, e quindi per questo motivo gli do il 6,5. Raspadori 5,5, ragazzi, Raspadori. Ho apprezzato il suo diciamo apporto in difesa sull'azione che poi porterà al rigore del Parma, però nel generale, sì, solito raccordo, nel concreto però poco o nulla. I voti migliori per forza di cose arrivano dalla panchina. Lukaku 7, Lukaku, ragazzi, entra e subito diventa decisivo, diventa incisivo, diventa fondamentale. Perché proprio vedi un attaccante che i difensori faticano a reggere, perché ha un fisico che è ingestibile. E poi tra l'altro, ragazzi, Lukaku è un giocatore che anche sta sul filo del fuorigioco, quindi questo è importante. Fa il gol dell'1-1 e quindi il 7 glielo do. Però il voto più alto glielo do a Neres, quindi la palma di migliore in campo se la prende il brasiliano. Perché? Perché provoca il rosso a Suzuki, fa l'assist per il secondo gol, e poi, come ho detto anche prima, voglio premiare il suo apporto in fase difensiva sull'ultima azione del Parma, quindi do 7,5 a Neres. E voglio anche dire una piccola cosa, una statistica così, un fun fact. Politano finora ha giocato 247 minuti e ha portato a casa 0 assist. David Neres ha giocato 23 minuti e ha portato a casa 2 assist. Giusto così volevo rendervi noto questa piccola statistica. E questo, diciamo, che un po' va a rispondere a quello che abbiamo detto sul video dello scopriamo di Neres. Cioè, lui è un giocatore che il rapporto minuti giocati e incisività è clamoroso. Gioca poco, ma in quelle poche volte che gioca ti porta a casa assist e gol a non finire. E lo stiamo vedendo. 23 minuti giocati, 2 assist. Cioè, è incredibile. Spinazzola 6 meno. Allora, il 6 perché fa l'assist per Lukaku. Però il meno perché? Perché c'è un'azione dove lui lascia rimbalzare la palla e la palla non esce, e lui si fa praticamente soffiare il pallone dal giocatore del Parma, e lì rischiavamo anche di, diciamo, ha rischiato un'azione potenzialmente pericolosa, quindi per quello gli do il meno. E Simeone senza voto perché ha fatto 5 tocchi, quindi non posso dargli un voto. Conte 6,5. 6,5 perché, allora, io non so se gli errori visti nel primo tempo sono imputabili a Conte, non lo so, però la cosa certa è che nel secondo tempo lui ha aggiustato la partita, specialmente quei cambi, quindi il mezzo voto in più glielo do perché ha sistemato la partita grazie ai cambi. E io adesso concludo le pagelle qui e approfitto per parlare un attimo delle parole di Conte nel post partita, perché secondo me sono importanti. Allora, Conte esordisce dicendo una cosa importante, cioè: mi porto dietro la convinzione che dovremo sudarci i 3 punti sempre e dobbiamo festeggiare la vittoria perché non sarà mai scontata. Secondo me questo "c'è da lottare" si riferisce anche al fatto che secondo me lui ha capito che forse la squadra non è proprio congeniale al suo tipo di gioco, che forse il mercato non ha proprio appianato al 100% tutti i problemi che abbiamo. C'è poi, diciamo, un attacco di Conte al mercato aperto durante le prime 3 giornate, perché comunque dice che abbiamo affrontato queste 3 partite senza centrocampisti e lui non poteva stoppare Iaccarino e Sakho fino a gennaio per una partita, perché comunque dovevano andare in prestito. Questo mercato aperto è frutto di un'assurdità che va cambiata. Alleniamo chi va via e abbiamo all'ultimo giorno calciatori. I club devono capire che così ci mettono in difficoltà. E vabbè, questo è un problema che esiste da tempo, ecco. Si parla poi di Lukaku, gli dice che ha avuto 2 allenamenti. Ha detto che aveva a disposizione soltanto 30 minuti, così come Neres. Poi dice: noi riprendiamo mercoledì con gli allenamenti e abbiamo bisogno di metterli in condizione. Sicuramente, ragazzi, dopo la pausa avremo Neres e Lukaku, penso, molto vicini al 100% della forma. Quindi io la butto lì. Secondo me a Cagliari Neres e Lukaku partono dal primo minuto. Mi ha fatto piacere per Gilmour e McTominay, che però andranno in nazionale e quindi arriveranno a ridosso di Cagliari, quindi molto probabilmente
nessuno dei due partirà titolare contro il Cagliari. Già possiamo fare una previsione della formazione di Cagliari. Sono vittorie che non devono illuderci, ma dare morale e che dovremo sudare. Ecco, qui torniamo al post partita, perché io pure la penso così. Cioè, questa è una vittoria ovviamente che è importante per il morale, che ovviamente fa piacere, eh. È una vittoria che non deve fungere da polvere da mettere sotto il tappeto, ok? È una vittoria che comunque deve farci capire che i problemi ci sono. Ed è importante arrivare alla pausa con 3 punti in più, questo è ovvio. Però, ripeto, i problemi ce ne sono e sono anche importanti. Poi si parla del mercato e quindi inevitabilmente si parla di Osimhen. Il mercato bloccato per certe vicissitudini fino all'ultimo. Se si fosse sbloccata la situazione di Osimhen, avremmo completato diversamente la squadra. Il club ha fatto uno sforzo, quindi devo essere contento di ciò. Poi mi dispiace per quanto accaduto, mi dispiace per Osimhen. Mi dispiace per il club che non ha monetizzato, mi dispiace per me che perché non abbiamo completato come vorrei. Il club però ha mostrato coerenza in questa situazione, mi va di elogiare questo comportamento. Ecco, io qui apro solo una parentesi velocissima, magari ne parliamo domani nel pagellone. Io sto sentendo in giro che c'è questa notizia che Osimhen forse verrà reintegrato. A mio avviso, ragazzi, reintegrare Osimhen è impossibile. A parte che non c'è spazio nelle liste, prima cosa. E secondo, lo spogliatoio come reagirebbe? Chiudo la parentesi qua. Magari ne parliamo più approfonditamente domani. Si parla poi del centrocampo a due e praticamente Conte dice che nel secondo tempo abbiamo iniziato a fare un 4-4-2, abbiamo intrapreso un percorso tattico in base alle caratteristiche dei calciatori. Avessi avuto più tempo di lavorare con tutti, avrei potuto provare delle alternative. Oggi mi ritrovo con i ragazzi che sanno zero di cosa facciamo. Quindi si riferisce in primis a Gilmour e McTominay. Proveremo a fare qualcosa di diverso. Il nostro modo di attaccare non cambierà, mentre quello di difesa sì. Si parla poi dei reintegri e dice: la rosa è questa, la coerenza è la base del rispetto delle regole, chi non le rispetta non fa parte del gruppo. Tanto di cappello al club, il presidente ha dimostrato coerenza davanti a una perdita economica importante. Quindi qua, ragazzi, praticamente Conte ci ha risposto: Osimhen non verrà reintegrato, così come non verrà reintegrato Mario Rui, perché anche lui è stato messo fuori lista, quindi li abbiamo persi per sempre, nel senso, cioè, poi anche sta cosa, ragazzi, cioè Osimhen, sapete quanto ha perso di valore adesso? Le offerte che ti sono arrivate adesso erano di circa 60. A gennaio se ne arrivano 40. È grasso che cola, ok? Sono contento, non abbiamo fatto tutto, ma ci sta. C'è stato un mancato introito, ma il club ha fatto bene. E con queste parole finisce la conferenza stampa di Conte. Ora, io voglio lasciarvi facendo vedere l'ultima immagine, che secondo me è quella che rappresenta proprio la partita di ieri. Questa è la foto che ha postato Conte su Instagram dopo la partita, e la didascalia diceva famiglia. Cosa mi ha lasciato di positivo Napoli-Parma? Ecco, parlo per me. Mi ha lasciato sicuramente il fatto che comunque si lotta fino all'ultimo, nonostante i problemi che ci sono. Mi ha lasciato di positivo il fatto che i nuovi sono incisivi e impattano positivamente, e questo è importantissimo. La terza cosa che mi porto dietro di positivo nel Napoli-Parma è, secondo me, il fatto che si sta ricreando quella famiglia che tanto abbiamo decantato nell'anno dello scudetto. Ora, non sto dicendo che vinciamo lo scudetto, però sto rivedendo quello spirito di squadra, cioè secondo me sta rinascendo, si sta ricreando quello spirito di squadra, quel gruppo, quella famiglia che poi è stata la base per i successi del Napoli, ecco, questo sto dicendo. Ed è importantissimo, ragazzi, questo, perché se c'è il gruppo alla base, poi tutto dopo arriva, cioè nel senso i problemi tattici comunque poi sarà compito di Conte sistemarli. Però se c'è alla base l'unione di intenti, ricordiamoci le parole di Raspadori dopo Napoli-Verona, che tutti pensavano a se stessi. Ecco, quelle parole secondo me stanno lasciando lo spazio al
È tornato il noi, è tornata la famiglia, il gruppo, lo spirito di squadra. Questa è la cosa più importante che secondo me ci ha lasciato Napoli-Parma. E quindi chiudo qui il video. Fatemi sapere cosa vi ha lasciato di positivo Napoli-Parma. Lasciate un bel like, mi raccomando, per il video. Iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, ragazzi, domani uscirà il pagellone, il mio pagellone del mercato del Napoli. Mercoledì uscirà il pronostico della classifica della Serie A, lo tengo registrato da sabato, però ve lo caricherò mercoledì perché voglio fare prima il pagellone e poi dopo vedremo perché comunque siamo in pausa, quindi fino alla partita col Cagliari ci abbiamo un po' di tempo. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque, Forza Napoli! Ciao!